del previsto. Il maggior protagonista degli azzurri fu il portiere Olivieri. Vincemmo per 2-1 con questo gol di Piola nei tempi supplementari. Dopo quella partita, Pozzo rivoluzionò la formazione, inserendo Colaussi, Diavati e Foni al posto di Ferraris II, Pasinati e Monzeglio. Proprio l'ala sinistra Colaussi, autore di questo gol nella finale con l'Ungheria, fu col centravanti Piola il cannoniere della squadra. Gli ungheresi vennero battuti per 4-2. Nel 38 questa era la squadra tipo. Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli, Diavati, Meazza, Piola, Ferrari, Colaussi. Siamo andati a trovarli oggi, 28 anni dopo, e ve li presentiamo come sono ora. È vero che Pozzo puntava su sentimenti nazionalistici e faceva cantare inni? Sì, sì. E creava un clima un po', diciamo così, lo spirito militare. Si combatteva veramente per l'Italia. Insomma, il Piave e qualche altra grossa vittoria della Prima Guerra Mondiale veniva ricordata. Comunque era un clima piuttosto eroico che lui cercava di immettere nei giocatori affinché affrontassero agonisticamente e veramente l'incontro del domani. No, non direi famosi inni, no. Certamente era una leva abbastanza usata da Pozzo e abbastanza ritenuta importante. Certo, Pozzo era un amico, un fratello severo, certamente, ma indubbiamente un uomo di grande valore, di un'esperienza internazionale formidabile, galvanizzante. Era per noi, lo consideravamo come un padre. No, Pozzo non faceva niente di tutto questo, non faceva cantare niente, perché tutto da ridere sarebbe stata una cosa così. Sì, naturalmente su di noi parlava dell'Italia, degli italiani che ci seguivano, è anche logico, una cosa anche giusta, che in fondo noi rappresentavamo l'Italia. Ma prima delle partite, anche per riscaldare l'ambiente, quando si andava in campo, naturalmente si era un po' nervosi, lui faceva breccia, sì, si parlava di questa maglia azzurra che si doveva difendere ed era giusto, parlava della famiglia, della patria. Naturalmente faceva breccia. È una cosa, una storia vecchia questa del lino del Piave, eccetera, eccetera. Non ha mai toccato questo tasto. Ci ha sempre parlato dal lato psicologico, sentimentale, morale soprattutto. Sotto questo aspetto sì. Ci teneva moltissimo a questa forma di moralità, insomma, di attaccamento ai colori sociali e quindi dalla maglia azzurra. Ci ricordava la famiglia, paragonava il nostro comportamento come quello di un militare, lui si riteneva, come d'altronde è stato, un capitano degli alpini. Lui ci diceva, ragazzi, la nazionale è nostra, è una nazionale che all'estero deve farsi onore e perciò dipende da voi, perché la maglia azzurra è l'apice del giocatore. È vero che era sua abitudine caricare i giocatori della nazionale all'inno del Piave? Sì, l'ho sentita dire anch'io quella roba lì. È la più grossa sciocchezza, se dovessi usare una parola un po' più forte, è la più grossa stupidaggine che mai sia stata inventata. E a diventarla è stato qualcuno che cercava i motivi reconditi per cui noi ottenevamo tanti successi. Se io dovessi dire la verità, come è mia abitudine di fare sempre, dovrei confessare che le parole dell'inno del Piave che mi si attribuivano allora, io non le ho mai conosciute al completo. Conoscevo i primi ritornelli e nulla più. La canzone del Piave non era poi enormemente diffusa fra gli alpini. Noi cantavamo le nostre vecchie canzoni, le più vecchie che esistano, quelle che cantavano già i nostri padri quando il corpo degli alpini venne fondato, e quelle che cantano ancora adesso gli alpinisti nelle loro gite. Sono le nostre canzoni migliori. Io La canzone del Piave non la fece mai cantare il giocatore, la fece cantare una volta a Cuneo in un raduno
la canzone del secondo reggimento alpini, quello che noi chiamiamo il DUI, il 2. La fece cantare perché è una canzone che ha un ritmo e serviva a mantenere il passo nelle nostre lunghe marce che facevamo nei giorni di sole. Ma nulla più. No, noi parlavamo poco di cose militari, molto poco, parlavamo molto delle nostre cose di concordia, di amicizia, che volevamo bene gli uni con gli altri e andavamo d'accordo. E io godo adesso ancora, rilevantemente posso dire, il frutto di questa amicizia. Quando ci troviamo per strada, o quando vengono a trovarmi in casa, o quando incontro sui campi di gioco qualcuno dei miei vecchi giocatori, ci baciamo, ci abbracciamo, come possono fare due uomini che sono stati in trincea assieme e che hanno portato a casa la pelle. Era quello il nostro segreto. È vero che alla vigilia di un incontro internazionale lei sulla tomba di caduti pronunciò un discorso ai ragazzi? Ogni volta prima di un incontro internazionale e anche durante la preparazione io tenevo rapporto alla militare, parlavo chiaro ai giocatori, parlavo dei loro affetti familiari e del piacere che i loro parenti, i loro amici avrebbero avuto a vederli portarsi bene. Parlavo di papà, parlavo di mamma, parlavo dei bambini, cercavo di arrivare al loro cuore e certe volte mi ricordo che giunsi fino a farli piangere. Non è in un'occasione sola, in ogni occasione. Tanto che prima di andare sul campo per ogni partita i giocatori aspettavano che io parlassi, ma non parlavo nel modo con cui parlano tanti allenatori del giorno d'oggi. Era un discorso differente il nostro, era il discorso che si può fare fra gente che si vuol bene, gente che si ama l'un l'altro e gente che mirava tutto uno scopo solo. Io tendevo a far sì che il giocatore sentisse una voce sola ed odiavo tutti coloro che volevano mischiarsi nelle cose e portavano un senso di confusione nell'ambiente. La squadra italiana tendeva a diventare una delle squadre più forti del mondo. Gran parte dei successi erano dovuti alla forza della difesa. Quelli del trio giocarono insieme in nazionale 27 partite, dal 25 al 34. Combi, Rosetta e Caligaris si ritrovarono l'ultima volta in maglia azzurra nel febbraio del 34 a Torino contro l'Austria. Fu una partita infelice che si concluse con una sconfitta. Si era alla vigilia della Coppa del Mondo. La nazionale fu ringiovanita. Caligaris lasciò il suo posto a Alemanni, Rosetta a Monzelli. Combi fu il solo che partecipò, sempre da protagonista, alla conquista del titolo mondiale. Ma per il trionfo finale, il trio era di nuovo sul campo. Poi, la fine della loro carriera di campioni. Vittorio Pozzo, commissario della nazionale che vinceva i campionati del mondo, vi dice ora com'erano per lui quelli del trio. Combi e Rosetta Caligaris sono tre ragazzi che formavano un blocco che rappresenta, per così dire, una pagina della vita mia, una pagina che io non potrò mai dimenticare. Erano tre temperamenti dal tipo un po' differenti uno dall'altro, però uno riusciva a combaciare con l'altro per fino a formare quello che noi abbiamo definito come un blocco. Tanto l'uno, il Rosetta, era taciturno, quanto l'altro, il Caligaris, era propenso alla parola. Combi stava fra i due. Era cresciuto con loro e ha preso un po' dell'uno ed un po' dell'altro. Erano tre giocatori che portavano sul campo direttamente
irremissibilmente quasi il riflesso del loro carattere. Caligaris era tutto impeto, tutto slancio, correva delle avventure nel corso del gioco. Rosetta viceversa era tutto studio, tutto calcolo, prendeva la posizione a seconda di quella che aveva visto assumere dal suo compagno Caligaris, e uno compensava l'altro, e tra tutte e due, con il combi di dietro, formavano un blocco che era veramente impenetrabile. La squadra di Pozzo vinse il titolo mondiale del 34 e una tappa decisiva verso la conquista fu segnata proprio dalla semifinale di Milano, giocata contro l'Austria di Sindelar. Una mediana di nuovo conio sosteneva il gioco azzurro. Ne faceva parte Ferraris IV, il grande Attilio dal cuor di leone. La rete decisiva fu segnata in compartecipazione da Guaita e Meazza. Sette giorni dopo, nel drammatico confronto romano con la Cecoslovacchia, la nazionale italiana si sarebbe aggiudicata il titolo mondiale. Era la stagione di tutti i trionfi azzurri. Pochi mesi più tardi, il 25 marzo del 35, l'Italia espugnava finalmente il leggendario Prater. Fu la prima e finora la sola vittoria azzurra in campo avverso. Un secco 2-0, entrambe le reti firmate da un nuovo astro che esordiva nella giornata, Silvio Piotti. La bella favola vera della nazionale non finisce qui. Dopo un pareggio interlocutorio, strappato a Roma dall'Austria nel maggio del 36, le due squadre si trovano di fronte a Berlino il 15 agosto dello stesso anno, nella finalissima dell'Olimpiade. Sono formazioni universitarie, radicalmente diverse, ma parimenti capaci di esprimere un grande gioco nel quadro di una rivalità che le spaventose complicazioni politiche stanno accentuando. Comunque i ragazzi di Pozzo non hanno paura di nulla e di nessuno. Segniamo per primi con Frossi. I bianchi pareggiano col mediocentro Val Müller. Nei tempi supplementari, al secondo, è ancora l'occhialuto Frossi a firmare la rete che equivale all'alloro olimpico. Pozzo racconta, corro sul campo. I giocatori mi volano incontro, mi abbracciano, mi baciano, mi travolgono. Lassù, quei due marinai che issano lentamente la bandiera nostra sul più alto pendone dello stadio. Oh, gli anni miei di guida della nazionale italiana rappresentano un record mondiale, perché coprono lo spazio di 20 anni. Molto diversamente da quel che succede da tanti allenatori del giorno d'oggi, che quando arrivano a mantenersi in carica per un anno, per due o per pochi mesi, già si dichiarano felici. Il mio è un record mondiale perché subito, fin dal momento in cui assunsi la carica, io mi dedicai completamente alla bisogna e non mi limitai a fare quel che facevano i miei predecessori, che sceglievano la squadra e poi se ne andavano in tribuna a vedere come giocava, come quella giocava. Io volevo fare fresco del lungo servizio militare, 7 anni di naia al 3° reggimento alpini. Volevo fare quello che facevo da soldato, ero l'ufficiale, sceglievo gli uomini per mandare in combattimento e poi andavo in combattimento con essi. Non potevo andare sul campo, ma stavo più vicino al campo che potevo, tanto che ebbe parecchie osservazioni per il fatto che stavo troppo vicino alla squadra. 3 giugno 1934, stadio di San Siro. Ecco un documento raro.
Con questo drammatico gol di Guaita, l'Italia supera l'Austria e si qualifica per la finalissima che vincerà a Roma contro la Cecoslovacchia. Alla Coppa del Mondo del 34 non parteciparono gli inglesi che, considerati maestri del calcio, evitavano allora confronti troppo frequenti con le altre nazionali. Un anno prima della conquista del titolo mondiale, la squadra di Pozzo aveva inaugurato i suoi rapporti con la nazionale inglese in una partita giocata a Roma e conclusasi 1-0. Per gli azzurri segnò Ferrari. Giocavano Combi Rosetta Caligaris, Pizziolo Monti Bertolini, Costantino Meazza Schiavio Ferrari Orsi. Nel 34, cinque mesi dopo la conquista del titolo, l'Italia si misurò nuovamente con l'Inghilterra allo stadio di Highbury, a Londra, in un nebbioso pomeriggio di novembre. È rimasto quello un incontro memorabile. Dopo tre gol degli inglesi e un grave infortunio del centromediano Monti, Meazza portò il risultato sul 3-2 e sfiorammo anche il pareggio. Il 1938, 5 giugno. Esattamente 30 anni prima della partita di Napoli con l'URSS, l'Italia esordiva nella Coppa del Mondo affrontando a Marsiglia la Norvegia. Non fu una partita facile. Ad un gol del nostro Ferraris secondo, i norvegesi risposero col pareggio del loro giocatore più prestigioso, l'ala sinistra Brustad. Furono necessari i tempi supplementari. Il gol della vittoria lo segnò Piola. Contro la Francia, a Parigi, Pozzo cambiò formazione. Gli azzurri si schierarono con Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreollo, Locatelli, Diavati, Meazza, Piola, Ferrari, Colaussi. Questi 11 giocheranno fino alla conquista del titolo. Queste immagini dell'incontro coi francesi ci permettono di rivedere e di apprezzare soprattutto il gioco del trio centrale d'attacco, Meazza, Piola, Ferrari. Vincemmo quella partita per 3-1, con un gol dell'ala sinistra Colaussi e due di Piola. Semifinale col Brasile di nuovo a Marsiglia, 2-1 in nostro favore con reti di Colaussi e di Meazza sul rigore. Poi il giorno della conferma, il 19 giugno allo stadio di Colombo contro gli ungheresi, anch'essi esponenti di una grande scuola calcistica dell'epoca, la danubiana. Il cannoniere Colaussi portò in vantaggio gli azzurri, che poi furono raggiunti dagli ungheresi con l'ala Titkos. Piola e di nuovo Colaussi ci danno il 3-1. E dopo un gol di Sciaroci, Piola chiude il risultato sul 4-2. È il bis di Roma. Il capitano Meazza può salire in tribuna d'onore a prendersi la coppa. Quelli erano tempi particolari per l'Italia e per il mondo. Non c'erano soltanto il calcio e le nostre esaltanti vittorie sportive, anche se tutto a guardare la facciata sembrava facile, rassicurante. Per il calcio, per quello giocato, erano tempi semplici in cui l'esperienza, il buon senso, l'autorevolezza contavano in un tecnico più del resto. Vittorio Pozzo era l'uomo giusto per la nazionale degli anni 30. Così lo giudicano Vaccaro e il giocatore più rappresentativo delle nazionali di Pozzo, Giuseppe Meazza. Era piemontese come me, era testardo, pignolo, e un uomo che era abituato a andare a cercare il pelo nell'uovo. Aveva l'abitudine di seguire nei minimi dettagli i giocatori e arrivava alle cose addirittura più intime. Era un papà per noi,
non so, durante le partite internazionali lui ci parlava proprio come un comandante, per modo di dire, e sapeva scegliere molto bene le parole, parlando della patria, dell'Italia, sapeva spronare molto bene i giocatori. Era un'altra bella cosa, per me era una cosa molto bella e umana, cioè specialmente quando il campionato del mondo c'era in ritiro per un po' di tempo, la posta che arrivava lui la leggeva prima di consegnarla a noi, perché un domani c'erano delle cose che potevano anche far dispiacere, però questa qui era una cosa segreta tra lui e il giocatore, e per me insomma era una cosa molto giusta e molto bella. Il Pozzo per me è stato un grande, non tecnico, ma era un grande preparatore, era un uomo